i miei miglior 5 consigli da tax planner per lo sviluppo del tuo business digitale. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Siamo qui oggi da Londra, avrai riconosciuto questa splendida location per regalarti qualche consiglio dall'alto della mia esperienza ventennale. Quali sono i 5 miglior consigli per lo sviluppo del tuo business digitale? Te lo dico dopo la sigla. E rieccoci di nuovo ancora, sempre qui da Londra. Vediamo velocemente quali sono questi 5 consigli che possono completamente cambiarti la vita. Numero 1, muoviti, take action, prova a muoverti. In Italia purtroppo, come dire, c'è questa tendenza, che va anche bene, però certe volte è eccessiva, nel voler imparare qualsiasi cosa di un determinato argomento. Io ne sono stato la prima vittima, prima di muoversi. È importante invece riconoscere a ciascuno il suo, è importante cioè essere adeguatamente informati di una materia, ma è importante poi anche riconoscere la professionalità di chi ti accompagna in quella determinata materia. Nella pianificazione fiscale vale la stessa cosa. Molto spesso mi trovo clienti in call che mi dicono: Luca, questa struttura, quella struttura, questa struttura. Ma è importante, diciamo, maturare una determinata esperienza nella pratica, ed è una cosa che può fare soltanto un pianificatore fiscale. Numero 2, cambia mentalità. In Italia, di nuovo, molto spesso si tende a mettere tutte le uova all'interno dello stesso paniere. Questo è un grosso errore sotto in termini di diversificazione del rischio, di qualsiasi tipo di rischio, finanziario, fiscale, personale. Avere un unico conto corrente, avere un'unica società, avere un'unica un'unica strategia di protezione del patrimonio, avere in determinate condizioni anche un unico passaporto, può essere può darti un'esposizione al rischio troppo elevata. Cambia mentalità. Devi guardare al di là del confine italiano e devi cercare di capire quali sono le agevolazioni che si trovano per te al di là della penisola italiana, perché con un semplice passaggio molto spesso è possibile addirittura azzerare il proprio rischio e la propria fiscalità. E questo ci porta al punto numero 3, pagati per primo. In Italia purtroppo c'è questa tendenza che è dovuta per legge a dover pagare prima le tasse e poi se stessi. Ci si trova però spesso nei rischi finanziari, quando alla fine dell'anno io mi trovo a dover pagare l'acconto e il saldo con un peso fiscale addirittura del 60-70%, potrei trovarmi in grosse problematiche finanziarie. È buona norma porsi nella condizione di avere una struttura fiscale che ci consenta prima di prenderci i nostri soldi, il nostro sudato guadagno, e poi di pagare le tasse, che è cosa buona e giusta, ma sicuramente non nell'ammontare del 70%. Numero 4. Keep it simple. Non pensare che la pianificazione fiscale debba per forza essere la ristrutturazione di un come quella dei grossi gruppi aziendali, come quella della Apple, come quella di Starbucks. È importante partire dal basso e quindi mantenere le cose semplici, soprattutto in una fase iniziale. Quindi un semplice relocation, magari anche l'apertura di una partita IVA in un'altra giurisdizione, magari dell'Unione Europea o di un'unica società, ti permette immediatamente di proteggere il patrimonio e minimizzare il carico fiscale. Non è necessario partire dalla costruzione di 7 holding, 15 subholding e investimenti diversificati in tutto il mondo. Ci arriverai per tempo. Quando arriverà il tempo lo saprai, tanto sarò sempre io a ristrutturarti il gruppo, ma parti dalle basi. Numero 5, minimizza il rischio fiscale. Non essere troppo aggressivo, soprattutto all'inizio del tuo percorso imprenditoriale, è importante fare le cose per bene, perché se fai le cose per bene all'inizio e minimizzi il rischio, intanto riuscirai a dormire un po' meglio la notte, poi chiaramente dipende sempre dalla tua propensione al rischio, ma soprattutto ti poni nella condizione di portare avanti le cose fatte per bene. Questo vuol dire che tra 10 anni, se la tua fiscalità, le tue dichiarazioni dei redditi, i tuoi bilanci sono tutti perfetti, avrai la possibilità, sono tutti legalmente inattaccabili, avrai la possibilità di pianificare sempre meglio. Quando invece le basi, lo capisci da solo, non sono solide perché le cose sono state fatte male, tutto il castello rischia di crollare. Questi erano i miei 5 consigli per te, spero di aver aggiunto qualcosa al tuo bagaglio imprenditoriale. Se ti è piaciuto il video, lascia like, iscriviti al canale per rimanere informato con le notifiche del canale di Tax Planning Internazionale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.